Questa diretta ha il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione al pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o simulati, non forniscono alcuna indicazione relativamente ad ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Le informazioni divulgate non sono soggette a divieti specifici sul trading e le opinioni degli autori non rappresentano necessariamente l'opinione dello sponsor partner. Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. Il 66,39% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading con Infinox. I trader che negoziano con i CFD non detengono o hanno alcun diritto sul sottostante. Infinox non offre attività di consulenza, raccomandazioni o suggerimenti all'acquisizione o liquidazione di prodotti finanziari. Il trading con i CFD non è adatto a tutti. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l'elevato rischio di perdita. Le opzioni di certificati sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente delle perdite e superare anche l'importo investito. Le perdite dei clienti professionali possono eccedere i loro depositi. Lo spettatore pertanto esonera questo webinar e chi l'ha prodotto, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità ad esso connessa o derivante. Grazie per la vostra attenzione. Team visionforex.info. Infinox. Discover trading power, personalized forex, commodities and indices. Since 2009, we have built a dynamic forex broker around our core principles of integrity and trust. Based in the City of London, we are regulated by the FCA and provide everything you need to trade FX. Understanding the dynamics of the forex market can be complex, yet intriguing. So if you believe you have insight into today's interlinked global economy, Forex trading is for you. All you need is Infinox trading power. At Infinox, our customer service is outstanding. Every client is assigned a personal relationship manager and treated with respect. Our technology is first class, offering an unbeatable trading experience. That's why clients recognize Infinox as their trusted and dynamic Forex broker. Talk to us. Discover a partner who enables you to trade the world. Infinox.com, your trusted and dynamic Forex broker. Join us now. Seguite queste dirette a scopo puramente informativo. Utili a migliorare la vostra cultura finanziaria. Non affidate ad altri trader la gestione dei vostri risparmi. La possibilità di perdita del capitale è molto alta. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'analisi flash dei mercati finanziari in questa domenica 17 maggio 2020, una serata speciale, lo capirete tra pochissimo perché andrò a presentare il primo ospite di puntata. Vedo già una marea davvero di complimenti e di commenti all'interno delle nostre chat, rimangono a vostra disposizione sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo inoltre il numero WhatsApp al quale potete scrivere ed inviare messaggi, il 347-500-4846. Nelle ultime settimane andiamo subito a presentare l'ospite di quest'oggi, è stato ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda il governo Renzi, per quanto riguarda il governo Gentiloni, è stato direttore esecutivo dell'Italia per il Fondo Monetario Internazionale, vice segretario dell'OCSE, abbiamo il piacere e l'onore di avere qua con noi Piercarlo Padoan, buonasera. Buonasera a voi ascoltatori. Onorevole, le faccio subito un paio di domande prima di cedere la parola ai prossimi due ospiti. Innanzitutto partiamo con quelli che sono stati gli ultimi temi di attualità e allora il mio primo quesito che le pongo è questo: non trova che soprattutto a livello italiano ci sia stata tanta fiducia per quanto riguarda le mosse dal punto di vista
europeo, sia della Banca Centrale, e poi successivamente per quanto riguarda tutte l'Unione Europea e tutti gli organi europei. Ma forse proprio in questo momento non era lecito magari spingere un pochino di più per quanto riguarda il Paese, soprattutto con alcune riforme nell'ultimo decreto, in questo caso magari le chiedo anche un commento e un parere, decreto rilancio, forse non è stato fatto poco per quanto riguarda proprio le misure fiscali per dare nuovamente vigore alla nostra crescita? Ma io ho scritto che questo decreto è in gran parte un decreto catenaccio, usando un vecchio termine calcistico, che però prepara il contropiede. Con il contropiede l'Italia, diciamo, dei tempi d'oro vinceva le partite ai campionati mondiali. In effetti, questo, intanto ricordiamo agli ascoltatori il fatto ben noto, cioè che questo decreto è di dimensioni senza precedenti, quindi 55 miliardi più i 25 del decreto precedente sono una cifra incredibile che porterà il nostro deficit ad arrivare a un valore attorno al 10%, il debito temporaneamente almeno a oltre il 155%. È un decreto che permette al Paese di arrestare la grossa emorragia di perdita sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda provocata dalle reazioni al coronavirus. Ci sono però anche misure che vanno al di là dell'immediata emergenza, ci sono importanti risorse spese per la scuola e per la ricerca, ci sono misure di politica industriale che permettono alle imprese di ricominciare a ricapitalizzare. Tutto ciò ovviamente non è sufficiente. La sfida per la politica economica dei prossimi mesi sarà quella di collegare questo grande sforzo di breve termine con una ripresa di un progetto di investimento e di crescita sostenibile, cioè quello di cui si stava parlando prima del coronavirus. È una sfida importante, ma è una sfida che l'Italia può sostenere, che è una sfida che è poi comune a molti altri paesi dell'Europa e non solo. E proprio su questo punto parliamo di crescita. Beh, in tanti paesi, in tante altre economie, molti economisti e molti analisti parlano di ripresa a U, dopo quella che è stata sicuramente per i mercati finanziari una ripresa a V. Però guardandoci un pochino alle spalle, andando a vedere magari gli ultimi 10-12 anni di storico per quanto riguarda il nostro PIL, abbiamo avuto il biennio 2008-2009 con una decrescita importante, successivamente ci sono state delle difficoltà nell'ulteriore biennio 2011-2012, però in questo caso soprattutto il nostro paese ha fatto fatica poi a ritornare su dei livelli passati di crescita importante, al cospetto tra l'altro di altre economie europee che invece hanno viaggiato molto molto più in maniera importante, più velocemente, o comunque sia sono diventate più forti da questo punto di vista. Ecco, la sua prospettiva in questo caso per gli anni futuri, come la prevede? Perché quest'anno le previsioni davvero prevedono, in questo caso, scusate il gioco di parole, un crollo davvero importante del PIL. Cosa ne pensa in questo caso? Beh, lei giustamente ha citato che la ripresa attuale viene prospettata come ripresa a U, e cioè qualcosa che prevede un mantenimento della produzione su bassi livelli prima di riprendere il più rapidamente possibile. Il problema è che l'Italia in questa crisi si è portata accanto a sé tutti i problemi strutturali che aveva prima della crisi del coronavirus, problemi strutturali che sono in gran parte ancora da sciogliere. Sicuramente però io mi auguro che questa uscita da questa crisi tremenda sarà anche l'opportunità per mettere in campo misure di lungo termine per accrescere il cosiddetto reddito potenziale, cioè la capacità di crescere di lungo periodo del paese. E la strada ce l'ha detta l'Europa, è abbastanza ovvio e credo che su questo ci sia accordo, cioè ci deve essere crescita sostenibile, crescita che incorpora i vantaggi delle nuove tecnologie, e naturalmente nella sostenibilità la crisi del coronavirus ci dice che deve essere una sostenibilità per la salute dei cittadini oltre che sostenibilità sociale. Quindi gli orizzonti secondo me sono condivisi, si tratta di tradurre tutto ciò in misure che devono essenzialmente produrre più investimenti privati, quindi incentivi all'innovazione e alla ricerca, ma anche più investimenti pubblici, per i quali spesso i soldi ci sono, ma le procedure frenano. Grazie, io vado a cedere la parola al professor Angelo Ciavarella della Greenwich University di Londra, ci siamo presentati nella prediretta. Angelo, cedo a te la parola per porre i quesiti all'onorevole.
Onorevole, nuovamente buonasera, la ringrazio per essere presente in questa sera dove penso che toccheremo tematiche care un po' a tutti. Io ormai sono 12 anni che vivo qui nella City, ho avuto esperienza un po' da tutte le parti, vivo in maniera anche un po' forte la separazione dal Regno Unito dal resto d'Europa. Citando, io parto un po' indietro per arrivare a una tematica attuale. A giugno sono circa 230 anni, si parla addirittura del 1790, quando Hamilton persuase l'allora Jefferson e Madison agli Stati Uniti di prendere in carico, di farsi carico del debito di 13 stati per formare la federazione che noi tutti conosciamo. Ora è ovvio che l'Europa è difficile che possa arrivare a questo punto, ma la questione è un po' più larga, no? Ormai qua, sono tanti che hanno sempre i negazionisti che hanno sempre cercato di buttare giù l'Europa e l'euro, e intanto sono 20 anni solo l'euro che va avanti, l'Europa da molto di più. Lei in una lex magistralis aveva addirittura, quando era ministro nel 2015, sottolineato l'importanza del Parlamento europeo, dell'allargamento anche delle competenze. In vista di questa crisi politica che in qualche modo sta attraversando l'Europa e soprattutto anche a questo punto costituzionale, vista la pronuncia del 5 maggio da parte della Corte Costituzionale tedesca, a livello europeo c'è sempre stata una precisione, una direzione precisa verso la quale andare. Adesso credo che il coronavirus stia dando un'ulteriore spinta, alcuni la vedono in maniera negativa, alcuni invece come un rilancio. D'altronde durante le grandi crisi sono nate grandi società come Google, come Microsoft, nati durante crisi di recessioni. Lei crede che visione, compromesso e riforme siano le tre parole chiave per l'Europa per andare avanti, e pensa che la mutualizzazione dei debiti e il trasferimento di ricchezze oggi, così come ha sottolineato un interessante articolo dell'Economist proprio questo venerdì, siano il prezzo minore da pagare per gli stati del nord verso un futuro migliore per tutti, un po' come hanno fatto gli Stati Uniti d'America nel 1790? Lei ha citato un episodio storico fondamentale della storia degli Stati Uniti, ma non solo, l'Hamilton Moment. Esatto. Il momento in cui un insieme di stati confederati o semplicemente separati tra di loro decidono di mettere insieme una parte del loro debito e quindi anche della loro ricchezza futura. Io continuo ad essere ottimista, vedo che nel rispondere a questa crisi, sia pure in modo frammentario e segmentato, ci sia progresso verso quella che potremmo definire in senso lato una unione fiscale. Per unione fiscale si deve intendere il fatto che la politica monetaria della BCE, che sta dando una grande mano, è importante ma non è sufficiente. Quindi bisogna che l'Europa si muova verso appunto un'unione fiscale, e qui si deve scontrare contro la resistenza di stati, lo citava lei stesso, di stati del nord contro gli euro bonds. Però con gli euro bonds di solito si ha in mente la mutualizzazione del debito. Non è l'unica cosa che i paesi europei possono fare assieme. I paesi europei possono, per esempio, fare delle operazioni insieme di emissione concordata. Per esempio, i nuovi strumenti di cui si parla, tra cui il SURE, ma anche il Recovery Fund, lo stesso MES, prevedono l'emissione di titoli da parte di istituzioni europee che, appoggiandosi ad un rinnovato e rafforzato bilancio europeo, possono costituire il finanziamento a missioni europee. Quindi l'Europa dice: una delle missioni è sostenere l'occupazione, quindi il SURE, è sostenere le spese sanitarie, quindi il MES, è sostenere la ripresa, quindi il Recovery Fund. Lo facciamo con risorse comuni, a costi più bassi, perché l'Europa da sola costa meno della somma dei suoi paesi, e lo facciamo però con una strategia, quindi ci vogliono risorse e strategia, ci vogliono le tre parole che citava lei, ci vuole compromesso in senso alto del termine, ci vogliono riforme e ci vuole visione. Le riforme sono indispensabili per avere una crescita sostenibile, ci vuole visione che metta insieme tutte queste cose. Io continuo a pensare che questa è la direzione di marcia e quindi continuo ad essere moderatamente ottimista.
Ringrazio, sono totalmente affermazione totalmente condivisibile, almeno da parte mia, io sono molto una visione molto simile. Una seconda domanda, per poi passare la parola a Tony, riguarda un po' più l'Italia. Come ha appena citato lei, come anche secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, quest'anno l'Italia, anche secondo Philip Lane, tra parentesi capo economista della BCE, si potrebbe arrivare a circa meno 8, meno 10 di PIL, un deficit più o meno che oscilla su questi valori e un debito che dovrebbe essere rivisto a 155% del PIL. Ora, secondo Blanchard, che sappiamo ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, in un articolo di un mese e mezzo fa circa, sosteneva che comunque il debito italiano è sostenibile. Ed effettivamente, se uno guarda vedere bene l'Italia poi non è così messa male come molti pensano, ha un bilancio, un avanzo primario positivo da 26 anni al netto della spesa di interessi, e la netta della spesa di interessi per molti appunto che bistrattano l'euro è tra le più basse storicamente, con l'Italia che negli anni 90 pagava tra il 5 mediamente, ha arrivato appunto il 10% di interessi sul debito, adesso paghiamo il 3.6, che comunque nonostante l'alto debito è sostenibile secondo Blanchard, e io condivido. La domanda è un'altra: ormai tutti gli stati, tra parentesi anche l'America in testa, dovranno imparare a convivere dopo il Covid con debiti molto molto elevati. Detto questo, la soluzione di un possibile un domani, se l'Italia dovesse trovarsi in una situazione drammatica, perché per qualsiasi motivo ha un governo contro l'Europa, come avrebbe problematiche, le tre possibili soluzioni: una richiesta di aiuti all'ISM, MES, perché chiaramente diventerebbe un problema non di liquidità ma di solvibilità a quel punto, quindi si potrebbe fare la richiesta al MES. Quali sarebbero le altre alternative per l'Italia? Una patrimoniale? Qualche altra direzione? Sono contrario all'idea di patrimonio in quanto tale. Quale sarebbe, secondo lei, in una situazione complessa, la migliore soluzione per l'Italia dal punto di vista del debito? Guardi, lei giustamente ha chiamato in causa Blanchard, che ha scritto degli articoli interessanti, e il messaggio di Blanchard è che il debito pubblico di un paese è sostenibile se il tasso di crescita è superiore al costo del debito, al tasso di interesse, oltre ad avere un surplus primario positivo, che giustamente esatto, anche lei ricordava. Quindi io ritorno a ribadire che obiettivo numero uno della politica economica italiana deve essere rimettere il paese in condizione di crescita sostenibile e sostenuta. Questo non solo per far calare il debito, ma per offrire più occupazione e reddito ai suoi cittadini. Quanto alla patrimoniale, questa è una cosa che spunta sempre in queste fasi di crisi, ma parliamoci chiaro, la patrimoniale per fare cosa? Per abbassare il debito. Il debito di quanto ammonta? Ammonta il debito aggregato italiano a oltre 2.000 miliardi di euro. Quanto potrebbe portare a casa una patrimoniale? Qualche decina di miliardi? Quali sarebbero le conseguenze immediate? A parte il fatto che bisognerebbe chiedersi quale patrimonio dovrebbe essere tassato. Quali sono le conseguenze? Siamo in una fase di recessione profonda. In recessione profonda non si aumentano le tasse, casomai si diminuiscono. Quindi per adesso pensare a una patrimoniale come uno strumento di uscita da questa crisi è sbagliato, semplicemente è controproducente, non farebbe bene a nessuno. Quindi riforme per la crescita, questa è la strada maestra. Grazie, molto gentile. E allora passo la parola immediatamente ad Antonio Cioli Puviani, esperto di mercati, onorevole, che le porrà un paio di domande anche lui. Prego, Tony. Buonasera onorevole. Buonasera. Una curiosità. Si parla sempre di solidarietà espressa dal PD e anche dai gialli, ma come mai non è mai di esigenze di spesa dello Stato, di conti, di patrimoniali da evitare, come mai non è venuto in mente una cosa che per me sarebbe bipartisan, accettabile da tutti e forse anche dagli stesse persone che dovrebbero subire una piccola decurtazione del proprio stipendio, visto che c'è una disparità netta tra operatori del turismo, lavoratori autonomi, liberi professionisti che non possono lavorare e tutte le persone che hanno effettivamente avuto anche per legge degli impedimenti nel lavoro, nei confronti di una categoria invece che tutto sommato non dico che sia stata privilegiata, ma che ha lo stesso tipo di stipendio, anzi magari lavorando non colpevolmente di meno come quella dei lavoratori dipendenti pubblici, aggiungo, e anche da parte dei pensionati con un maggiore stipendio. Secondo me
una decurtazione di una 10% da parte di questi tipi di stipendi che è possibile fare a favore di un fondo per le categorie che effettivamente sono state danneggiate, sarebbe una bella idea. Non riesco a capire come mai non venga proposta e come mai non si faccia questo. Ma io non so perché non si fa, le posso però dire cosa penso io di questo tipo di proposte. Io penso che c'è un problema di equità nella distribuzione del reddito italiano, ma questa questione di equità dovrebbe essere affrontata soprattutto con una riforma fiscale. Prima della crisi del coronavirus il governo stava cominciando a ragionare su una riforma dell'IRPEF, che è la tassa diretta più importante, da qui si può partire per introdurre elementi di equità. Lo si deve fare sempre in un contesto del quale diciamo si aumenta il reddito di i redditi più bassi e i redditi più deboli, senza però necessariamente diciamo decurtare i redditi di altro tipo che poi non sono tanto più elevati. Ma qui naturalmente c'è un altro elemento fondamentale, e cioè bisogna trovare risorse non tanto decurtando i redditi di chi ha già dei redditi sia pure un po' più alti di quelli bassi, ma soprattutto combattendo l'evasione fiscale. Questo non è uno slogan, perché come ha dimostrato la legge di bilancio appena approvata per l'anno in corso, la legge di bilancio 2020, la posizione fiscale dell'Italia alla fine del 2019 si è ritrovata ad essere più positiva di quanto atteso. Questo è stato dovuto in gran parte a risultati positivi di lotta all'evasione fiscale tramite misure introdotte qualche anno prima, scusate se lo ricordo, come la fatturazione elettronica, che hanno prodotto risultati più soddisfacenti di quanto ci si potesse attendere. Perché dico questo? Perché l'equità fiscale va assolutamente perseguita, per perseguirla bisogna che ci sia un sistema trasparente, che ci sia soprattutto meno evasione fiscale, quindi avremo il famoso slogan, sarebbe effettivamente verificato, tassare meno per tassare tutti. E questo è possibile, questo sto dicendo che i risultati dell'anno scorso ci confermano che è possibile ottenere questo risultato. Benissimo, Tony. Sì, no, ho sentito, va bene. Poi un'altra cosa è sempre che mi viene in mente, vabbè, lì lei non è direttamente chiamato in causa, però ieri Conte ha posto e enfatizzato nel suo discorso che c'è la lotta alla burocrazia, la lotta è la più difficile, è quello in cui bisogna impegnarci, insomma lo diciamo, siamo tutti d'accordo su questo. Però al tempo stesso il decreto rilancio è pieno, intriso di 110.000 parole, 600 misure, e a confronto con gli altri paesi ce ne sono molte di parole e molte misure. Il colmo è anche quella misura che non capisco io, non capisco, che è quella del bagnino, che verrebbe sanzionato nel caso in cui faccia la respirazione bocca a bocca a uno che sta annegando. E insomma mi sembra eccessivo da una parte parlare di sburocratizzazione e al tempo stesso mettere questa norma, che è eccessiva, anche perché poi sono comparse altre persone che dicono, insomma, di fronte alla persona che sta morendo, evitargli la respirazione bocca a bocca, che può all'1-2% contagiarti, mi sembra un qualche cosa che almeno lì avremmo potuto lasciare la discrezione. Ecco, un suo commento. Il mio commento è che sono d'accordo con lei, queste sono delle situazioni paradossali. Vero è che oltre a rendere risorse disponibili per chi è stato più colpito dalla crisi, bisogna che queste risorse arrivino rapidamente. Questa è una storia che tutti abbiamo visto in questi giorni. Questo richiede che i canali di trasmissione sia della burocrazia che del sistema bancario siano di molto snelliti. E il governo ha già anticipato un nuovo decreto su misure di semplificazione, che io mi auguro non solo sia semplice lo stesso decreto, ma sia anche rapido, perché non possiamo permetterci che per semplificare allunghiamo i tempi. Questo è un problema atavico dell'economia e della politica economica italiana. Spesso le risorse per fare le cose ci sono, anche vedi investimenti pubblici, le risorse non vengono impiegate perché
ci sono problemi di disincentivo nei confronti degli dipendenti pubblici che magari non si sentono protetti dal punto di vista penale o amministrativo se firmano qualcosa che qualcuno poi riterrà illegittimo, e quindi tutto questo messo insieme fa sì che il paese rimanga indietro rispetto ad altri, non tanto per le risorse mobilizzate quanto per la velocità con cui si spendono. Assolutamente, tra l'altro intervengo io perché avevamo un piccolo ritorno di audio fastidioso dato dal microfono di Tony, quindi Tony magari fai un piccolo check, ti abbiamo messo in mute. Onorevole, se posso le vorrei fare un'ulteriore domanda, perché ne sono arrivate davvero tantissime all'interno di tutte le nostre chat, però una in particolare ha catturato la mia attenzione, perché le preoccupazioni adesso di tanti utenti sono quelle di debiti che continuano a crescere per quanto riguarda gli stati e i paesi, e crescita che si abbassa. E allora la domanda è possibile uno scenario di crescita tendente allo zero e deflazione nei prossimi anni? Questa è una domanda su cui gli economisti si stanno ravvellando. Direi due cose: l'enorme balzo in alto dei debiti di molti paesi, Italia compresa, ma non solo l'Italia. Vorrei ricordare agli ascoltatori che molti paesi europei hanno un debito superiore al 100%, e alcuni di questi si stanno avvicinando a quello italiano, quindi è un problema comune. Il problema non può che essere risolto con un aumento della crescita, quindi con una inevitabile fase recessiva adesso, ma con una ripresa la più rapida possibile. Questa è la via maestra. Quanto al lungo periodo, il futuro sarà di più inflazione o più deflazione? Questa è una domanda molto importante, perché determina il futuro scenario di politica economica. Onestamente la mia risposta è non lo so, perché ci sono elementi che dicono ci sarà più inflazione, per esempio perché la quantità di liquidità immessa nel sistema della Banca Centrale Europea è veramente molta, quindi prima o poi questa liquidità si scontrerà contro vincoli di offerta e quindi il meccanismo classico di creazione di inflazione, ma allo stesso tempo ci potrebbe essere più deflazione se prevarrà un clima di aspettative negative, per cui ci saranno meno investimenti, più chiusure delle imprese e quindi, diciamo, delusione nei confronti del futuro. Quale dei due scenari prevarrà? Non lo so. Sicuramente la politica economica italiana e nazionale dei vari altri paesi, l'europea, deve essere molto vigile, deve impedire che ci siano scenari avversi. Non possiamo proprio permettercelo. Assolutamente, mi accodo a queste sue parole, onorevole, che tra l'altro le voglio fare personalmente un in bocca al lupo, perché so che è in corsa per quanto riguarda la presidenza della BERS, della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Accennavo qualcosa in precedenza anche agli altri miei ospiti. Io vado a chiedere invece anche al professor Angelo Savarelli di attivare il microfono, perché vogliamo salutarla, avevamo preso accordi e quindi abbiamo anche sforato un pochino. Io personalmente la ringrazio per essere stato qua con noi, la faccio ringraziare anche dalla professor Angelo Savarelli e da Antonio Soli Puviani, e magari ci possiamo rincontrare se vorrà tornare qua sulle nostre reti. Volentieri e grazie a voi. Onorevole, mi accodo, la ringrazio personalmente, è stato veramente un piacere e un onore, le faccio un grande in bocca al lupo per l'IBRD. Io tra parentesi sono 12 anni che abito a Londra e fisicamente sono a un minuto a piedi dell'IBRD, dove ho tantissimi amici che ci lavorano fisicamente, quindi magari ci incrociamo direttamente qui su Londra. In bocca al lupo, grazie, spero che avremo modo di rivederla. Grazie. Tony? Bene, allora grazie, è stata una piacevolissima serata, grazie di essere venuto e di aver accettato il nostro invito e speriamo di rivederci presto, in bocca al lupo. Grazie a voi dell'invito. Grazie mille a Piercarlo Padoan, buonasera e grazie ancora. Tantissime sono le persone che commentano questa diretta, bellissima intervista, ancora dovreste andare avanti per oltre 20 minuti, avevamo preso accordi, quindi manteniamo su quelle che sono state le parole date. Tra l'altro davvero ringrazio le persone che ci stanno seguendo questa sera, ritorno da Tony Cioli Puviani e da Angelo Savarella. Tra l'altro, Angelo, se vuoi entrare anche sul software di condivisione del monitor, in questo momento non l'ho fatto prima, perfetto, per fare degli accavallamenti di banda, sono appena entrato assolutamente eccoci qua, così ti do la condivisione del monitor, vedo tantissimi commenti, bellissima, grazie mille, complimenti, quindi diciamo che questa sera è piaciuto l'intervento, ma davvero un grandissimo livello quello.
Allora, per quanto riguarda i mercati finanziari, andiamo un pochino a vedere quelli che sono alcuni aspetti importanti. Angelo, su di te rimango perché parliamo di sterlina velocemente e poi vi chiedo al volo un'opinione sui, questo caso sui mercati equity che hanno dato magari una piccola settimana di pausa. Prima però, Angelo, un punto sulla sterlina. Velocissimo! Ma vado veramente a vedere un secondo soltanto l'euro dollaro, che come rispetto a settimana scorsa non è cambiato nulla. Vedete questo, vedete questi due diciamo linee parallele che ho tracciato un mese e mezzo fa, sono rimaste uguali e praticamente venerdì a giovedì ha fatto il minimo esattamente su questa linea, perché poi non è che ci vuole tanto, una resistenza, un supporto a stadio che rimane qui da tempo, continua a tenere, rimbalza e poi scende. Praticamente la volatilità si sta continuando a sempre più ad assottigliare, anche perché sembra che non ci sia nessun tipo di intervento nel breve periodo da parte di nessuna banca centrale. Muoviamoci invece su quello che era un pochino invece, anche qua io non tocco mai i grafici, vedete, questo era il livello di supporto importante e sa bene, la settimana scorsa sottolineavo come la mia view fosse bearish sulla sterlina per motivazioni legate sia alla situazione Covid, che in Inghilterra sta creando una situazione più complessa dal punto di vista economico, tant'è vero che è partito due settimane dopo l'Italia, ma addirittura qualcosa aprirà a giugno in Inghilterra, dei ristoranti, pub, addirittura se ne parla di luglio, quindi la situazione è un po' più, molto più complessa in Inghilterra, i morti hanno superato purtroppo, quelli sono i primi in Europa, i casi continuano a essere, sono in leggerissima diminuzione, ma continuano a essere abbondantemente sopra i 3.000, quindi sembra che ce ne vorrà di più, quindi questa è la prima situazione, quindi dal punto di vista economico una debolezza che potrebbe essere più pesante nel secondo trimestre rispetto ad altri paesi europei. Poi ovviamente è notizia di oggi da parte della BBC, secondo la quale addirittura il team che si sta occupando della gestione del coronavirus, pare che una parte di questo team sia stato spostato per occuparsi di un no deal Brexit. Gli investitori iniziano a fiutarlo e la sterlina ha rotto in giornata i 22,50, che era un supporto importante, vedete che ha iniziato a scendere in maniera anche un po' aggressiva. Il target, abbiamo detto, settimana scorsa 1,20,50, ha chiuso 1,21. A questo punto vediamo che succede in questa settimana, ma il target penso potrebbe prendere anche domani in giornata e dopo lì vediamo se dovesse rompere 1,20 in chiusura con vendite aggressive. A quel punto è la Brexit potesse rappresentare davvero lo scenario più possibile. Prepariamoci per un bumpy ride, come dicono quegli inglesi, un viaggio piuttosto tumultuoso della sterlina. Comunque io per adesso sconsiglio posizioni lunghe sterline e con il Forex io avrei chiuso. Tra l'altro arrivano tantissimi complimenti per i consigli dati nelle precedenti dirette. Bene, sì, ci ha preso davvero tanto Angelo nelle ultime dirette. Allora partiamo con il mercato equity, chiedo prima a te Angelo un parere e poi andiamo anche da Tony Cioli-Puviani. Allora, io quello su cui riflettevo un pochino quest'oggi, questo pomeriggio, Angelo, era quantomeno alcuni grafici, i settimanali in questo caso. È la prima volta quantomeno che vediamo, sì, anche nelle precedenti settimane, non nella penultima, ma prima ancora, che il Nasdaq aveva dato qualche timido segnale di pausa, poi immediatamente annullato nelle sedute di avvio settimana. Angelo, ma allora dopo tante settimane, dopo questa inversione a V, accennavamo anche in precedenza, è forse arrivato il momento, e già accennavamo questo scorsa settimana, di stare flat e magari avviare qualche posizione corta? Sì, guarda, io sono stato abbastanza, diciamo, schierato, se vogliamo usare questo termine, sui mercati. Io non comprerei a questi prezzi, l'ho sempre sostenuto, indipendentemente se il rischio di perdermi un potenziale rally, in cui non credo, non mi sento confident, e se non sono confident in qualcosa non lo faccio semplicemente. Cerco invece di trovare o dei prezzi sui quali addirittura adesso poter iniziare posizioni corte, 2008, cioè, il target, come ho detto, era 3.000-3.030 massimo di potenziale estensione delle SP500, dubbio a questo punto che lo vedremo, 3.000 dovrebbero tenere. Io penso che la gamba di ribasso non avverrà adesso, potrebbe avvenire più avanti nel tempo,
metà, fine giugno, inizio luglio, quando si inizieranno a vedere gli effetti catastrofici del secondo trimestre da parte dell'economia americana. Ricordiamo che comunque questa volta non ci saranno i buyback azionari a sostenere le quotazioni, d'altronde ci sarà un taglio di circa il 50% di buyback, da 780 a 370-380, ancora non si ha la stima precisa, miliardi di dollari quest'anno. Salgono praticamente quasi esclusivamente le azioni tecnologiche. Infatti, se andiamo a vedere il Nasdaq, vediamo come il Nasdaq praticamente continua a performare, tuttavia ho avuto una battuta d'arresto leggera, ma se vedete il peggiore di tutti gli indici è il Dow Jones, poi l'S&P e poi il Nasdaac. Quindi diciamo che c'è una grande avversione a comprare tecnologici, con Amazon che addirittura è salita del 25-28% quest'anno. La mia personale view rimane neutrale, leggermente ribassista. Dovessero rompere livelli importanti, il Nasdaq dovesse tornare negativo per l'anno e l'S&P rompere i 2750 in chiusura, penso che potremmo continuare ad avere un secondo wave di discesa, ma non ancora per adesso. Per quanto riguarda il DAX, rimane comunque più debole. Se vedete i grafici anche settimanali, lo testimonia in maniera piuttosto chiara. I mercati europei rimangono i più deboli di tutti, ed ovviamente il fanalino di coda è l'Italia, che ogni volta sale poco e scende di più degli altri. Quindi questo non d'altronde è evidente. Il settore bancario, anche Wall Street, è quello che uno di quelli che performa peggio. Tra parentesi, i settori energy stanno recuperando grazie anche alla grande recupero del petrolio, una call che abbiamo fatto due settimane fa sul petrolio, che sta pagando molto bene. Ecco, io adesso invece sarei un po' più per la liquidazione delle posizioni sul petrolio, almeno nel breve, però ne parliamo dopo. Passo la parola a Tony, grazie. Eh beh, qua vogliamo sentire subito l'opinione del mago. Tra l'altro mi associo a quello che chiedeva un utente su WhatsApp, perché diceva: vabbè, qualcuno mente su questi mercati così drogati con l'immensa immissione di liquidità delle banche centrali. Tony, come hai vissuto questa settimana innanzitutto, e cosa prevedi per la prossima? Ti accodi a quanto detto da Angelo? Dunque, volevo sapere innanzitutto, il microfono si sente bene adesso? Allora, io ho ancora un rumore fastidioso, Tony, se riusciamo magari a fare lo switch sul microfono, magari c'è un piccolo problema di... se vuoi magari puoi staccare la call e ritornare, io magari faccio un altro punto della situazione con Angelo. Allora Angelo, torno da te, perché allora ti faccio questa stessa domanda appunto che avevo appena rivolto a Tony, la faccio a te. Quindi, chi mente secondo te, se questi mercati, magari l'abbiamo già affrontato questo discorso tante tante volte, ma visto che lo chiedono in chat su WhatsApp, te la riporto immediatamente, un punto flash su questo, perché poi sulle materie prime ti devo fare due o tre domandine veloci. Prego Angelo. Parto dalla fine. Io inizio a essere fortemente positivo ciclicamente su tutte le materie prime, e inizio a pensare che la ripresa economica questa volta verrà testimoniata prima dalle materie prime che del resto. Quindi io sono positivo sulle materie prime in assoluto. Dopo un ciclo molto lungo di discesa, adesso inizio a pensare che per questioni di carattere sia ciclico sia di carattere economico inizio a diventare molto positivo per la prima volta, votando tempo sulle commodities in generale. Per quanto riguarda quello che hai detto tu, guarda, io torno a ripetere un ragionamento fatto in precedenza. Secondo uno studio di una banca americana, il quantitative easing generava, il primo QE, questo mi ricordo che è il quarto che fa la Fed, generava per ogni dollaro immesso nel sistema 0,78 di crescita economica. Man mano è sceso, 0,62, 0,54, questo genera 0,43, il che vuol dire che c'è uno spostamento ancora più massiccio verso asset di natura finanziaria, che possono essere bond o che possono essere azioni. Poi non da ultimo ricordiamo che questa volta addirittura Trump ha espressamente detto che gli va a piacere un dollaro forte, il che vuol dire che il dollaro viene visto, soprattutto in situazioni di crisi, come un ulteriore elemento di affidabilità. D'altronde il 70% degli scambi a livello mondiale è fatto con dollari. Ecco perché molti, a me dispiace sottolinearlo, ma quando leggo critiche di Stiglitz o altri, anche premi Nobel o altri grandi economisti americani, lo fanno per un loro interesse, ovviamente non vogliono avere una valuta come l'euro che possa decidere o comunque possa iniziare a contrastare la predominanza del dollaro, perché forse non ce ne rendiamo conto, ma ragazzi, noi paghiamo tutto con Swift,
A parte adesso che ci sono i wallet con Tencent e un'altra società cinese molto grande, ma fondamentalmente quando gli americani hanno in mano lo SWIFT, e c'era un articolo, un video molto molto interessante dell'Economist che spiegava che lo SWIFT, che è un sistema di pagamento internazionale, di fatto in mano agli americani, perché hanno in mano Visa, Mastercard e il dollaro. In questo modo comandano loro, e quando vogliono tagliare qualcuno fuori, come l'Iran, lo tagliano fuori dai sistemi di pagamento, cosa che ha rischiato anche nelle sanzioni alla Russia, e praticamente si è tagliato fuori dal sistema di globale di pagamenti. Quindi l'America ha una potenza di fuoco pazzesca, non accetta chiaramente che neanche una Unione Europea con l'euro possa minimamente iniziare a impensierire la potenza del dollaro, perché questo gli permette di fare a livello mondiale quello che voglio, di controllare tutto. La Cina sta cercando in qualche modo di intervenire con società enormi, con i sistemi di wallet, come sapete, che non passano attraverso SWIFT, come Tencent, che è un gigante, e l'America si sta iniziando a muovere anche da questo punto di vista. Quindi è vero, tutte quelle altre apparenze, la Fed questa volta non ha dichiarato un limite al proprio quantitative easing, e l'impressione che ho è che questi soldi stanno continuando a piovere sui mercati finanziari americani, in particolare per quanto ho detto prima, anche per il fatto che non fosse da ultimo che tutto in dollari, investitori comunque preferiscono avere un'esposizione maggiore in dollari, indipendentemente poi da come vanno le cose, e quindi come dire, l'America per questo è uno dei mercati finanziari dove bene o male conviene investire, perché i numeri, le statistiche, quello che hanno dato come rendimenti, io ricordo sempre il 7.2% considerato i dividendi reinvestiti dal 1926 al 2019. Quindi non capisco perché ammazzarsi a investire in un paese come l'Italia, dove addirittura ci mettono lo short per 3 mesi, che allontana le persone, gli investitori, che darebbero comunque liquidità al sistema, e che, come visto, siamo i peggiori in assoluto, indipendentemente dal divieto di short selling. È un dispiacere, perché l'Italia ha tanto potenzialità inesplorato, come dire, gli inglesi vivono con i soldi degli altri, perché questi non producono niente qua, rispetto a noi produciamo molto più dell'Inghilterra, però sono stati bravi a fare una cosa, a tirare i soldi degli altri e a utilizzarli per migliorare la loro qualità della vita, cosa che io posso capire che culturalmente per un paese cioè un po' come il nostro, per certi aspetti complesso, ecco, sulla visione dei soldi, però poi non ci possiamo lamentare. E cerchiamo di essere attivi, perché secondo me l'Italia ha delle potenzialità pazzesche, mi rendo conto che non cambiano domani, però come dire, noi siamo più bravi degli inglesi a produrre, a fare tante cose. Gli inglesi hanno messo sul piatto questa volta per aiutare le imprese e i lavoratori delle misure pazzesche, perché se possono permettere, dato che hanno una marea di soldi dati dagli altri. Cerchiamo di essere furbi anche noi, ecco, questo è il mio auspicio. Torniamo da Tony Cialipugliani, vediamo se si è risolto adesso l'audio. Tony, no, io ho cambiato. Adesso ti sentiamo perfettamente. Ecco, ho sostituito, ho messo il microfono di una volta, un po' più lontano ma più efficace. Dunque, mi sembra che dobbiamo parlare dei mercati azionari. Assolutamente. I mercati azionari, diciamo che ci sono ormai varie categorie, non si può più parlare di mercati azionari in senso lato, ma vanno specificati, perché avevamo detto l'anno scorso, l'ultima volta, come il Nasdaq 100 e anche il Nasdaq fosse addirittura positivo in questo 2020 e l'America rimanesse abbastanza sospesa in alto, e mi riferisco in particolare allo Standard & Poor's, mentre l'Europa, insomma, aveva questa L, diciamo, questo grafico L, grossa discesa e consolidamento dei prezzi della discesa. E questa settimana ha confermato circa lo stesso. È vero che c'è stata una caduta generalizzata di tutti i listini, se consideriamo la settimana, però il Nasdaq perde appena l'1%, l'1% scarso, poco più del 2% lo Standard & Poor's, mentre abbiamo il DAX pesante quasi al 5%, IBEX 4 e 3,6% l'Italia. E quindi anche questa settimana chi è più debole è rimasto più debole. Chi è più forte è rimasto più forte. Io quello che posso notare è che ogni crollo, ogni discesa viene clamorosamente ricomperata. Parlo degli indici americani. Purtroppo gli indici europei non hanno questi fantastici tecnologici, che ricordiamo invece sono dentro anche lo Standard & Poor's, addirittura i primi 6 titoli
importanti del Nasdaq sono tutti e sei i primi dello Standard & Poor's, e questo è clamoroso, mi riferisco ad Amazon, ad Apple, a Alphabet perché ne ha due, Alphabet nei primi sei, a Facebook. E quindi dovremmo parlare di due situazioni. Ciò nonostante, la mia sensazione è che questo trading range qua da qualche parte debba buttarsi. Può darsi che vada a fare una trappola per Tori andando a cercare nuovi massimi relativi, questo non è mai da escludere in borsa, però io proprio per la situazione che affronteremo, che sarà drammatica nel prossimo futuro, stando a quello che mi viene da pensare in maniera del tutto oggettiva, propendo più non per un drammatico diminuzione dei corsi dei titoli, però se sostanzialmente credo sia più probabile sfondare il 2,8, 2,780 ad esempio di Standard & Poor's per arrivare a perdere un 4, 5, 6%, ecco, 2,650 mi sembra un target possibile o un 8,7, 8,6 di Standard di Nasdaq 100, e più o meno, insomma, forse gli europei potrebbero, non dico salire, però magari performare un filo meglio dei listini americani i prossimi giorni. Angelo, torno da te perché per quanto concerne l'argento, avevi chiamato in una call, poi adesso non ci confondiamo con le opzioni, ma te la chiedo un'opinione flash sull'argento, perché? Ma io ti ricordo di domenica scorsa, mi hanno detto che il mio trade dell'anno è l'argento quest'anno. Ho detto settimana scorsa, ho fatto un po' di analisi, ho visto i mercati sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista fondamentale, ma l'avevo spiegato domenica scorsa il mio call sull'argento. Se avessi fatto la chiamata sul oil, se faccio che abbiamo fatto domenica scorsa quella sull'argento, e ritengo che sotto 2007, già 2850, ma sotto 2750 short America, e comunque non comprare a questi prezzi. L'argento perché? Ma prima di tutto perché il aveva subito una discesa molto più violenta del cugino che praticamente è il gold, ma sul gold beh, facile, siamo sempre stati lunghi come idea sul gold, ovviamente, no? Come sempre questa volta avevi l'idea di comprarlo sempre, sia su andare rotture sia durante i possibili tracci. L'argento era indietro rispetto al gold, tant'è vero che non è neanche lontanamente vicino ai 18,50 a 18,80 di pre-crisi di febbraio, mentre il gold chiaramente ha quasi rotto i massimi precedenti fatti un mese fa e i massimi di periodi dal 2000 e qualcosa, quando erano i prezzi l'ultima volta nel 2011, quindi insomma su livelli di 9 anni fa come massimi. L'argento era rimasto indietro, giustamente sotto, perché sapete che mentre il gold è un bene rifugio che spesso viene comprato durante crisi di carattere geopolitico o in questo caso addirittura viene comprato perché non c'è alternativa e comunque gli investitori un po' hanno paura di comprare solo equity, i bond non hanno più rendimenti e si tuffano nel metallo giallo. L'argento pare che rimarre, come vedete questo grafico mensile, nel 2010-2011, quando il gold era 1009, l'argento era 47, ora sta 16, quindi anche dal punto di vista storico rimane molto molto basso. Seconda istanza, con i mercati che comunque non crollano più e anzi un minimo rimbalzano, l'equity americana che fa bene, segnali positivi dalla Cina, ecco che l'argento che viene utilizzato durante i vari processi manufatturieri e quindi ha un attimo più di legame con l'economia reale, che quindi ha accumulato una perdita maggiore rispetto al gold. Ma penso, appunto, ero positivo su due cose: sulla possibile ripresa dei manufatturieri, soprattutto nella parte asiatica, che comporta quindi maggiore richiesta di argento, con una chiusura di gap sul gold. Effettivamente il trend mi sta dando ragione. Il primo target penso che siano i 17 dollari per adesso, rotti quelli, insomma, potremmo andare a vedere 17,80 o 18. Anche qua comprei il buyer dato settimana scorsa, era 15 qualcosa se non sbaglio, sì, 15, quindi 45, quindi ha preso già un euro. Io penso che adesso ho possibili tracciamenti, io sarei compratore come si è fatto con il gold.
Alessio dice: le vostre dirette sono ormai lezioni universitarie, l'impegno del prof e del mago è unico, bravissimi. E tra l'altro dobbiamo andare ai saluti, perché chi dalla regia ci segue sempre tra pochi minuti passerà in un'altra diretta e sarà però stavolta davanti alla telecamera. E allora voglio andare a ringraziare ancora una volta per la domenica sera per essere stato qua con noi Tony Gioli Pugliani, ci ritroveremo domani pomeriggio alle 15:30. Tony, grazie ancora. Buonasera, buonasera a tutti, grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao Tony. E ringrazio il prof Angelo Ciavarella. Angelo, tornerai con noi mercoledì mattina alle ore 9, puntualissimi. Che dirti, Angelo, grazie davvero e buona serata. Grazie a voi come sempre per l'impegno, per portare ospiti di caratura internazionali, dei grandi professionisti. Diamo un servizio, penso, che gli utenti apprezzino. Io sottolineo nuovamente l'impegno tuo e di Giuseppe e di Vision Forex in questo processo di crescita, testimoniato e dall'affetto anche di tutte le persone che ci seguono. Grazie a voi, perché noi siamo qui e ci impegniamo, e soprattutto nei vostri confronti. Grazie e a mercoledì prossimo. Grazie, grazie Angelo. Tra l'altro ricordo a tutti quanti coloro che ci stanno seguendo le prossime dirette di domani, doppio appuntamento alle ore 11, c'è Market News con Giuseppe Ciricola ed Eugenio Sartorelli, e domani pomeriggio Wall Street Time con Giorgio Familiaris e Tony Cioli Puviani. Io ringrazio davvero tutte le persone che ci hanno seguito questa sera, continuano a scriverci all'interno di tutte le nostre chat. A me non resta che augurare a tutti quanti voi una buona serata e a domani mattina sempre qua su visionforex.info. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.